Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Europee, dopo i risultati, è tempo di bilancio, ma soprattutto di analisi. Nemmeno il tempo per analizzare i risultati delle europee che partiti e movimenti sono già in moto per le prossime scadenze elettorali. Le regionali infatti sono dietro l'angolo, si vota nel 2020, un'elezione complessa che richiede programmazione e massima partecipazione per centrare l'obiettivo. Dalle urne è uscito un verdetto chiaro: anche per vincere le regionali bisogna fare i conti con la Lega, che ottiene un risultato che va ben oltre anche le aspettative del ministro dell'Interno Salvini, che ovviamente detta ora l'agenda per il governo, visto che il suo alleato, il Movimento 5 Stelle, è stato largamente ridimensionato. Se questo governo giallo-verde durerà, è presto per dirlo. È chiaro però che delle riflessioni sono necessarie. La leadership del vice premier Di Maio è seriamente in discussione, fibrillazione in casa dei pentastellati. Il Partito Democratico rialza timidamente la testa con l'ex procuratore nazionale antimafia e attuale assessore alla sicurezza alla Regione Campania, Franco Roberti, che da capolista della PD è il terzo politico più votato dopo Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Tutto dunque per le regionali potrà accadere, ma c'è bisogno in quest'anno di costruire volando basso. In politica il vento cambia improvvisamente. Oltre alle europee si è votato anche in alcuni comuni. A 91 anni Ciriaco De Mita è stato rieletto sindaco a Nusco, il piccolo comune dell'Alta Irpinia, dove nacque il 2 febbraio del 1928 e dove risiede da sempre. L'ex leader democristiano inizia così il secondo mandato consecutivo come primo cittadino, sconfiggendo l'avversario Francesco Biancaniello a capo della lista Ricominciamo da Nusco. I carabinieri della Compagnia di Napoli Bagnoli, in esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, hanno proceduto all'arresto di 21 persone. 21 persone sono state arrestate, 16 in carcere e 5 ai domiciliari, perché ritenute appartenenti al clan Cutolo, operante nel rione Traiano a Napoli. L'accusa, formulata dalla DDI, associazione di tipo mafioso, spaccio di stupefacenti e tentato omicidio. Provvedimenti eseguiti dai carabinieri della compagnia di Bagnoli. Il provvedimento cautelare trae origine da una lunga e complessa attività di indagine che ha permesso di documentare l'esistenza e l'operatività del clan Cutolo e gli equilibri criminali nella zona del rione Traiano. L'area è da sempre oggetto delle mire della criminalità organizzata, grazie ai notevoli introiti economici assicurati attraverso il controllo delle piazze di spaccio e delle estorsioni. In particolare, l'ordinanza cautelare ricostruisce l'alternarsi in periodi di pacifica coesistenza in una logica spartitoria del mercato della droga a periodi di violenta contrapposizione tra due clan. I Cutolo, egemone nella parte bassa del rione Traiano, e i Puccinelli, operanti nella parte alta del medesimo rione. Nel corso delle indagini, alla luce dei riscontri acquisiti durante le intercettazioni telefoniche ed ambientali richiamate nel provvedimento del GIP, sono stati eseguiti numerosi sequestri di armi, fucili, pistole e oltre 1 miliardo di proiettili e di sostanze stupefacenti, cocaina, hashish e marijuana, per un peso complessivo pari a circa 30 kg. I carabinieri, inoltre, in costanza di intercettazioni, hanno arrestato in flagranza 45 persone. Tra i destinatari della custodia cautelare in carcere vi sono anche due esponenti di rango del clan Cutolo, raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per aver tentato di uccidere un uomo perché ritenuto vicino al clan Marfella, operante a pianura, in quel momento avverso ai Cutolo. Le infezioni correlate all'assistenza, se ne è discusso a Napoli. Obiettivo: trovare nuove tecniche di disinfezione e sterilizzazione. Un seminario su microorganismi resistenti in ospedale e la disinfezione in aerosolizzazione come offerta tecnologica, cosa indica la normativa. È stato organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica e Farmaco-Utilizzazione dell'Università Federico II di Napoli. L'obiettivo è quello di valutare le moderne tecniche di disinfezione e sterilizzazione, come conferma Maria Triassi, direttore del Dipartimento Assistenziale di Sanità Pubblica e Farmaco-Utilizzazione. Abbiamo ospitato questo seminario anche per promuovere un'attività di ricerca sulla sanificazione e sterilizzazione e per farne anche un'attività formativa per gli studenti e per gli operatori sanitari.
Però Oreste Caporale, docente del Dipartimento di Sanità Pubblica, debellare radicalmente le infezioni è impossibile, per questo è importante ricorrere alle migliori tecnologie. Gli antibiotici sono armi spuntate e quindi sempre più ci sono delle resistenze nei confronti degli antibiotici. Ecco che utilizzare correttamente dei disinfettanti con varie metodologie permette di dare un'arma importantissima e non sostituibile. Rosa Incarnato, biologo WP Biomed, ha sostenuto che Microdefender rappresenta una soluzione innovativa. Un sistema di aerosolizzazione innovativo che è rappresentato dalla nostra azienda. Il sistema si chiama Microdefender, che con un'apparecchiatura DS0 aerosolizza una formulazione a base di perossido di idrogeno. Ma la peculiarità è proprio la tracciabilità di tutte le operazioni, la tracciabilità mediante una piattaforma online. Bagnoli, un'estate all'insegna di una movida tranquilla e riposante, eventi e iniziative in controtendenza rispetto agli altri, lo ha assicurato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Una movida diversa, più tranquilla per Bagnoli. Niente musica a tutto volume nel cuore della notte che negli ultimi anni non pochi disagi ai residenti del quartiere occidentale di Napoli ha creato, ma eventi e iniziative che vanno in controtendenza rispetto al target del divertimento attuale. Va in questa direzione Estate a Bagnoli, il programma della Kermesse, presentata questa mattina dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e dagli organizzatori. L'ex base NATO, oggi Parco San Laise, ospiterà dunque dal 1 giugno al 28 luglio cinema all'aperto, concerti e rassegne teatrali. Dobbiamo trovare come sempre un punto di equilibrio. Dobbiamo valorizzare le attività economiche, bar, ristoranti, anche l'attività notturna, i fine settimana. Ma dobbiamo evitare eccessi e cafoneria. Noi abbiamo tante città d'Europa nelle quali c'è una movida notturna straordinaria. A Brera, a Milano, senza andare in Europa, c'è una presenza giovanile sui Navigli anche straordinaria, ma non ci sono gli eccessi che abbiamo nelle nostre realtà. Non abbiamo gente che ha l'abitudine di mettere gli amplificatori davanti ai bar immaginando di attrarre più pubblico, e invece sono cose che rendono impossibile la vita ai residenti e ai cittadini. Allora bisogna trovare un punto di equilibrio. Va bene la movida, va bene il movimento economico, ma non possiamo far venire esaurimento nervoso alle persone che abitano nel quartiere. Salutato il campionato di calcio 2018-2019, si pensa al futuro calciomercato tra verità e speranze. Archiviato il campionato con un secondo posto che garantisce ancora una volta l'accesso diretto alla prossima Champions League, il Napoli si butta a capofitto sul mercato per allestire una squadra che rispecchia appieno le idee di calcio di Carlo Ancelotti. Molte partenze caratterizzeranno l'estate azzurra: Isai, Mario Rui, Inglese, Verdi, Grassi, Sepe, forse Insigne e Allan sono sotto la lente d'ingrandimento. Si valuta la situazione di Ospina, considerata l'esplosione di Meret, di cui esalta le doti anche l'ex portiere azzurro Morgan De Santis. Portiere importante, lo è sempre stato, considerato tra i più forti sin dalle nazionali giovanili, continua un percorso di crescita che lo porterà probabilmente a fare una carriera con numeri importantissimi sia nel Napoli o comunque nelle squadre di club dove andrà a giocare. In questo senso posso augurarmi che il Napoli lo tenga il più a lungo possibile. La palla passa nelle mani di De Laurentiis, quindi, che a fine settimana si vedrà a Capri con Ancelotti e Giuntoli per festeggiare il compleanno del tecnico, ma soprattutto per stilare le strategie di mercato. In molti pensano che il presidente azzurro non accontenterà le richieste del mister, tra questi anche l'ex presidente Ferlaino e l'ex DG Luciano Moggi. Nel calcio i presidenti se ne fregano dei freni, vogliono vincere e basta, quasi tutti. Se ne tre o quattro che invece non se ne importano, ma gli altri praticamente vogliono vincere e spenderebbero qualunque somma, anche perché ritornano questi soldi. Se tu vinci uno scudetto, vinci una cosa importante, e tutte le entrate aumentano moltissimo, insomma, quindi praticamente è un ritorno. Investi ma rientri. Secondo lei De Laurentiis vuole vincere? Io non lo so, perché una domanda De Laurentiis? Lei ha detto ce ne sono tre o quattro, quindi magari li conosce o quantomeno ha un'idea. Io pensavo quelli che lottano per la Serie
per non andare in Serie B, per non retrocedere, non pensavo a De Laurentiis. Comunque lei lo può anche domandare, De Laurentiis, glielo domandi lei. Penso che sia ben felice di arrivare secondo in campionato, qualificarsi in Coppa, e non mi sembra che abbia tanta tendenza a voler vincere, perché altrimenti farebbe operazioni diverse da quelle che ha. Però devo dire anche un'altra cosa: è corretto nel bilancio. Io credo che il Napoli sia una delle società particolarmente attenta a questo, ha un bilancio attivo, e questo credo sia importante, perché tutti i giocatori vengono volentieri, in quanto che alla fine del mese hanno il bonifico relativo. Per cui criticare De Laurentiis sicuramente è uno che non ama esporsi troppo, o meglio, personalmente si espone, però come società e come squadra cerca di stare nei limiti accettabili di un bilancio corretto. E parliamo sempre di sport e di calcio. Il calciomercato tra business e vecchi valori se ne è discusso a Napoli in un incontro organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori. Il calcio tra business e vecchi valori è stato il tema centrale del primo premio nazionale MCL Inside the Sport 2019. Una tavola rotonda per mettere a confronto un'esperienza popolare come quella del calcio con le ricadute nel campo sociale. Nel foyer della RAI si è discusso in maniera particolare del calciomercato, tema evidentemente molto caldo in questo periodo dell'anno. Il pallone in Italia rappresenta un fenomeno di grande fascino popolare ed è importante come va affrontato anche sotto i temi dell'etica e dei valori dello sport. Questo il pensiero di Michele Cutolo, vicepresidente nazionale MCL. Noi vogliamo dare, come dire, un senso di riflessione su quelle che sono le cifre che ormai sono vertiginose rispetto agli anni 80, dove praticamente perciò abbiamo premiato Fellini. Basta pensare all'acquisto di Maradona, che erano 13 miliardi di euro, 13 miliardi di lire. Oggi invece siamo a milioni di euro, che ormai non si contano più e che sostanzialmente danno una riflessione profonda su quello che è il rispetto a quello che è la conduzione della società d'oggi e le condizioni di molte famiglie che invece hanno necessità e bisogno, soprattutto al mezzogiorno. La tavola rotonda, introdotta e moderata dal vicepresidente nazionale dell'Ussi, Gianfranco Coppola, ha visto la partecipazione di numerosi esperti del settore, tra questi Alessandro Barbano, vice direttore del Corriere dello Sport, Carlo Laudisa, responsabile calciomercato della Gazzetta dello Sport, Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset Premium, Ciro Venerato, giornalista della RAI, il presidente regionale del CONI, Sergio Roncelli, e il presidente della BCC di Napoli, Amedeo Manzo. Dal punto di vista dell'economia, il movimento sportivo garantisce presenze turistiche e soprattutto garantisce una visibilità e un'immediata circolazione dell'immagine positiva di una città in tutto il mondo. E la lotta contro lo spread, i rating, la vittoria degli algoritmi sull'uomo sia una battaglia che vada combattuta, e allo stesso modo anche nello sport la creazione di valori, sospingere verso l'altro quelle finalità che devono poi muovere i giovani a praticare un'attività sportiva. Non può essere solo business, non c'è soltanto il denaro, l'economia è un fattore importante, propulsivo, ma che deve essere naturalmente al servizio dell'uomo, della sua centralità e dei suoi valori. Furto di energia in ristoranti, i carabinieri arrestano la titolare incensurata. È accaduto a Pomigliano d'Arco, dove, secondo l'accusa, una 32enne di Brusciano alimentava il proprio ristorante tramite un allaccio abusivo alla rete pubblica. Lo hanno scoperto i carabinieri della stazione di Pomigliano e della tenenza di Casalnuovo, insieme ai tecnici dell'Enel. Nel cuore di Napoli, in Pignasecca, è intitolato Largo Nunzio Gallo alla presenza di amici e parenti del famoso artista napoletano. Sto quieto e non so sincero, ma quando mi incontraste. Nunzio Gallo abitava in Vico Sette Dolori, ma è dove gestiva il negozio di fruttivendolo prima di diventare un grande artista che il comune di Napoli ha voluto intitolargli una strada. Uno slargo, per essere precisi, nel cuore del mercato della Pignasecca ad angolo con Vico Carafa. A scoprire la targa questa mattina i figli Gianfranco, Massimiliano e Loredana e tanti volti noti del teatro e della canzone napoletana. Questo è un po' un messaggio pure per il sogno che poi ha fatto la carriera, no? Che ha fatto papà. È un messaggio per i ragazzi a Napoli che spesso si perdono per altre vie, ma non è detto che se nasci in un quartiere popolare non hai grandi possibilità, non è detto che debba per forza poi
fare, cioè debba delinquere. Significa il riconoscimento di una città ad un artista che questa città l'ha sempre amata e che ha sempre cercato di portarla in alto e ci è riuscito. Mio padre, come ho detto prima, era un ragazzo del popolo che ha conquistato il mondo, il suo mondo. E quindi penso mio padre sia un esempio per molti ragazzi che oggi a Napoli non trovano via di uscita e pensano che non ci sia. Una via di uscita invece c'è sempre e non è quella delle armi. L'assessore alla cultura del Comune di Napoli, Nino Daniele, spiega così le motivazioni che hanno spinto l'amministrazione a far entrare il nome di Nunzio Gallo nella toponomastica cittadina. È stato veramente un grande figlio della nostra città. Io lo ricordo, ho un'età in cui ho potuto vivere le emozioni che lui ci donava, emozioni che hanno passato le generazioni e continueranno nel futuro. Quindi me lo ricordo nelle feste popolari, io sottolineo il valore di queste due parole, festa e popolare, è il momento in cui si ricostruisce la comunità, una comunità che quando sa ritrovarsi unita può combattere i suoi mali, in particolare quelli della violenza, della sopraffazione e soprattutto il pericolo che i giovani cerchino scorciatoie per affermarsi. Nunzio Gallo ha seguito i suoi sogni e le sue passioni e da un umile negozio di fruttaiolo è diventato appunto un orgoglio della città. Gli integratori alimentari vengono immessi sempre più massicciamente sul mercato e presentati ai medici e al pubblico come rimedi per curare vere e proprie patologie acute e croniche. Un convegno di studio interdisciplinare tra medici e farmacisti organizzato a Napoli hanno affrontato i medici e farmacisti e le implicazioni mediche, sociali e legali della crescente convinzione da parte del pubblico che si possano affrontare i problemi di salute e scegliere in autonomia i prodotti per risolverli, sulla base del passaparola tra conoscenti e dei messaggi pubblicitari delle aziende produttrici di integratori alimentari. Ma così non è assolutamente vero. Lo studio di architettura e design Architè, con sede a Nocera Inferiore, ha aperto le porte al pubblico in occasione dell'evento nazionale Open organizzato dal Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori e Paesaggisti Italiani. La manifestazione ha messo a nudo la professione dell'architetto, rendendo tangibile ciò che rimane nascosto agli occhi dei profani. Sono state mostrate infatti le diverse fasi creative, da quella conoscitiva a quella progettuale, passando per quella realizzativa, come spiegano gli architetti Francesco e Raffaella Pitti. Ho coinvolto anche i bambini per stimolarli dall'inizio, da piccoli, ad essere curiosi, attenti alla casa che vivono, all'ambiente che li circonda e a guardare, a toccare e sentirsi stimolati. Con questo evento noi vogliamo mostrare la nostra tipologia di lavoro, vogliamo far capire qual è l'iter che seguiamo nelle ristrutturazioni. Accompagniamo il cliente dall'acquisto dell'immobile fino alla realizzazione, chiavi in mano. Si è voluto anche dimostrare come si utilizza la realtà virtuale, il tutto però mediato dall'esame tattile e visivo di materiali e tessuti, a cui si è dato ampio spazio nell'allestimento dell'evento. In occasione dello stesso, lo studio ha reso pubblica anche una raccolta di scatti fotografici di un reportage all'est asiatico realizzato dal fotografo nocerino Luigi Fortino. Il tutto per parlare di architettura, ma non solo, come spiegano gli architetti Giovanni Ruggiero e Francesco Mazzotta. È un evento nazionale che si tiene in tutta Italia, quindi tutti gli architetti oggi aprono le porte al pubblico. E l'iniziativa serve a far vedere un po' la figura dell'architetto, come lavora, come approccia il progetto, come si passa dal progetto alla realizzazione. Il cliente, noi consigliamo dei colori, facciamo uno studio proprio sui colori, perché il cliente fondamentalmente quando organizza una casa in realtà non sa manco il colore che vuole scegliere per la casa. Il colore è una cosa molto personale, quindi noi individuiamo il cliente del colore che più gli piace, che più lo sente addosso, in base al colore decidiamo tutta la casa, come viene con i materiali, i colori e i tessuti in particolar modo. Questo fa in modo che la casa diventa propria. Bene, davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie come sempre per essere stati con noi. Ci vediamo come di consueto alle prossime edizioni di Televomero Notizie. Intanto continuate a seguire i programmi di Televomero. Arrivederci.